Buonasera e bentrovati amici della libreria. Anche stasera siamo qui per presentare un nuovo libro. Si tratta di un romanzo che ha per titolo Ritorno a Villa Blu. L'autore è Gianni Verdoliva, a fare da moderatore Francesco Carpinteri. Ehi, Ok, buonasera. buonasera a Buonasera tutti. Gianni, buonasera Francesco. Ciao Viara, ciao Francesco. Viara. Salutiamo la presentatrice, la nuova presentatrice della libreria. Va bene, salutiamo anche Pier che sta in regia. Ecco. Ciao Pier. Ciao, ciao ciao. Ciao. E niente, allora lasciamo la parola a Francesco e a Gianni che ci raccontano del libro. Ok. Eccoci, ciao Gianni. Ciao Francesco. Ben ritrovati, visto che noi abbiamo, giusto a livello attivista, abbiamo presentato il tuo lavoro precedente, adesso arriva il romanzo. Arriva il Arriva il romanzo. romanzo e noi ci rivediamo in questa forma, insomma, tecnologica virtuale, ma insomma, ben venga, insomma, questo ci permette Sì. di essere vicini, lontani e vicini insieme. Esatto. Ma poi questa mistura, diciamo così, questo mix di reale e virtuale, quando è equilibrato, insomma, va bene, insomma, il virtuale ha la sua forza. Almeno ti possono vedere worldwide, no? Un po' in tutto il mondo, in questo modo. Sì. Beh, teoricamente sì. Teoricamente sì. Quindi, comunque, Bene. E saluto visto che ancora e c'è ringrazio. una cosa sfiziosa, ha messo il colore di background è in blu, ovviamente, no? Quindi mi viene subito da dirti: ma perché Villa Blu? Ritorno a Villa Blu, perché Villa Blu è un nome particolarissimo, molto, molto particolare, molto pittorico. Allora, Ritorno a Villa Blu è il titolo e in teoria la villa a cui si fa riferimento, di cui si parla, posso intanto mostrare la copertina che è stata curata egregiamente insomma, grazie al bel disegno di Andrea Condò. La villa in realtà si chiamava Villa Ludovisi. La storia che viene narrata nel romanzo è la storia della famiglia Ludovisi, quindi c'è questo racconto che si dipana attraverso tre generazioni, andiamo dal nonno Ascanio fino ai nipoti. In realtà, Villa Ludovisi è il nome, diciamo, ufficiale perché è la villa di proprietà della famiglia, ma il nome con cui è conosciuta, con cui è ricordata, eccetera, è proprio Villa Blu. Allora, ti racconto, Francesco, insomma, quando ho cominciato a ideare, e racconto a tutti, insomma, chi ci sta ascoltando, chi ci ascolterà, insomma, che saluto, quando ho cominciato a ideare questo romanzo, la prima cosa alla quale ho pensato è stata proprio il titolo più, insomma, in qualche modo un embrione di storia. E l'idea della villa di colore blu è proprio mi è apparso così, proprio spontaneamente. Successivamente, poi, nel dipanarsi della storia, nel andare avanti nella scrittura creativa, questo blu ha preso insomma, un suo significato, perché è un colore, se vogliamo dire, che ha una doppia valenza, il colore della serenità, della pace interiore, ma anche il colore della tensione, insomma, di un'emotività molto, come dire, messa a dura prova. E questi due poli, in qualche modo, sono le stesse emozioni, gli stessi stati d'animo contrapposti che i protagonisti, in particolare i tre fratelli, si trovano a vivere. Quindi, come dire, se vogliamo, è stato forse inconsciamente un seme che poi ha generato tutto il resto. Beh, ma poi tu sai che non lo vediamo, vuol dire che non generi invece cose di questo genere, appunto, no? E quindi, tra l'altro, tu parlando della doppia valenza del blu, hai in un certo senso già, come dire, messo l'attenzione su quello che è il tema fondamentale del tuo romanzo, ovviamente. Dato che è il tuo romanzo, quindi sai bene dove voglio andare a parare, cioè come una sorta di conflitto, di confronto tra due forze contrapposte, che noi possiamo un po' superficialmente chiamare il bene e il male, no?
però c'è un bianco e un nero nel tuo libro. E ovviamente è voluto, nel senso che tu hai consapevolmente deciso di mettere di fronte due forze che poi sono rappresentate, non facciamo spoiler se diciamo che sono rappresentate da due donne, no? Che tanto, cioè, ci sta, insomma. Cioè, e quindi è stata consapevole la scelta, immagino. Cioè, volevi proprio mettere a confronto queste due forze? Anche lì l'idea è nata cammin facendo. Sicuramente qualcosa che ho escluso subito era l'idea di una conflittualità all'interno della famiglia. Quella proprio non, qualcosa che non mi andava proprio, non era assolutamente nelle mie corde. Infatti, mi piaceva l'idea. No, non mi piaceva assolutamente. Ho voluto presentare una famiglia di persone sicuramente imperfette, ma fondamentalmente unite da un amore genuino. Sicuramente la parte negativa, quello che viene chiamato l'antieroe, ci doveva essere, c'è e c'è bello presente, come anche c'è la parte estremamente positiva, ma queste due figure sono esterne alla famiglia. Come dicevi giustamente tu, sono due figure femminili che sono ben caratterizzate nel lato della malvagità veramente estrema e nel lato invece della generosità e della bontà, anche proprio se vogliamo a partire dai loro nomi. Sì. Abbiamo Amabile, che già il nome, insomma, già ci, come dire, ben predispone nei suoi confronti, e Nerina. Allora, Nerina in apparenza sembra un diminutivo, un vezzeggiativo, no? Insomma, non appare come nome così terribile. In realtà, leggendo, tra l'altro Nerina ha un cognome, Eran, che è un anagramma. Anagramma di Nera, ok. Leggendo scopriamo che questo vezzeggiativo, questo diminutivo così apparentemente carino, in realtà è un po' un fumo negli occhi, insomma, perché questa Nerina usa molto spesso delle arti di seduzione a 360 gradi, insomma, per arrivare a dei suoi scopi, che sono scopi di arricchimento, di carriera, di annientamento altrui, di generare discordia, insomma, veramente di tutto di più. Quindi c'è questa contrapposizione. In questa contrapposizione però le due figure, allora come lavoro anche sono, diciamo, come figure professionali sono completamente una all'opposto dell'altra, nel senso che non si toccano, nel senso che Nerina è una star di cabaret, molto brava nel suo lavoro, eccetera. Amabile è una pasticcera, le due abitazioni, quindi l'umile bottega di pasticceria di Amabile e in un lato del paese, la villa lussuosa, sontuosa, magnifica, eccetera, di Nerina è all'altro capo del paese. Anche questo è una sorta di... Anche perché, come dire, sono un po' come due poli contrapposti. E tutto il romanzo, Nerina e Amabile non entrano mai direttamente in conflitto. E questo mi pare interessante. Ho proprio scelto che tra loro quasi, come dire, fossero due universi che in qualche modo non si toccano. Anche perché insomma, non avrebbe funzionato il loro contrasto, la loro azione, la loro sfera di influenza, chiamala così, avviene attraverso altre persone. Per la figura di Amabile mi sono liberamente ispirato, non mi ricordo mai come si chiama, la terza fatina della Bella Addormentata nel Bosco. Oddio, non mi ricordo come si chiama. Quella che alla fine dice: io purtroppo non posso fare nulla perché la strega malvagia ha condannato insomma, Cenerentola a morire a 18 anni, punta dalla cruda di un lago. Dice: io non posso annullare questo, però posso lenire questa situazione, quindi posso fare in modo che lei si addormenti e chissà, forse un giorno il principe potrà eventualmente risvegliarla. Quindi Amabile è anche una figura di consolatrice, non sempre riesce a come dire, rimediare completamente alle malvagità, insomma alle azioni malefiche di Nerina. Leggendo si scoprirà.
Sì, esatto. Però quello che mi sembra interessante è che c'è molto spesso, in realtà è una cosa che dobbiamo fare noi, no? Come persone, poi di liberarci. Cioè, quindi la consolazione è un lenire qualcosa, ma poi la responsabilità, e tu lo fai molto bene, no? A un certo punto poi sono le persone stesse, comunque che è il famoso aiutati che Dio ti aiuta, no? Cioè, quindi c'è anche una responsabilità e una volontà personale, cioè laddove trionfa, diciamo così, il bene, anche questo non è uno spoiler, ma chiaro che tutti si aspettano un lieto fine in una storia, e laddove c'è l'happy end anche non solo magico nel senso di qualcosa di esterno, ma attiva una responsabilità personale. E quindi ognuno di queste persone, io ho notato, fa il suo, salvare. Scusami, ma ogni tanto stasera c'è una zanzara che mi ha preso di mira, e ovviamente approfittando della trasmissione, figurati, cioè fantastica, no? Quindi si sta divertendo. Sì, questo è l'intervento di Nerina, esatto, adesso aspettiamo quello probabile. E quindi ti dicevo, è interessante questa cosa del fatto che la consolazione serve, ma poi dall'altra parte c'è anche la volontà della famiglia Ludovisi, no? Di salvarsi, tra virgolette, dal baratro. Perché è un baratro quello in cui si trovano a un certo punto. Sì, è un baratro, ed è un baratro che è stato già scavato parecchio, parecchio tempo prima. Come dicevi giustamente tu, Amabile è una figura assolutamente magica, meravigliosa, con dei grandi portenti di positività, ma ogni personaggio della storia, sicuramente i tuoi fratelli, ma anche altri, fanno il loro, non stanno lì, come dire, con le braccia conserte a aspettare proprio la manna dal cielo. Ma se vogliamo dire questo, insomma, approfondire questo discorso, Francesco, anche una figura proprio la più sventurata di tutto il libro, la povera Ginetta, proprio verso la quale ho provato proprio tanta tenerezza, anche lei, pur sventurata, pur tutto quello che vogliamo, comunque coglie laddove le vengono date delle possibilità di vivere il bello, assolutamente. Stiamo parlando di quella che è la più sventurata di tutte, però gode veramente appieno di quello che di bello la vita le ha offerto. Certo, quindi in realtà poi diciamo che l'opportunità, tanti dei tuoi personaggi poi colgono questa opportunità, che è l'opportunità comunque della salvezza, no? Salvifica, e quindi si aiutano anche grazie alla loro, al mistero del fatto che, il mistero dell'amore, perché poi comunque sono tutte mosse dall'amore queste persone. A parte Nerina, che insomma sarebbe interessante fare una specie di, come dire, di spin-off di Nerina, perché a me ricordava molto in certi passaggi vari personaggi, tra i quali Malefica, no? Maleficent. E comunque ci sono delle parti anche da romanzo gotico. Non so se ti ricordi i romanzi, chiaramente dell'Ottocento, quelli degli Scapigliati, o comunque i romanzi d'appendice, quelli di Carolina Invernizio, o cose di questo tipo, dove c'era un... ci sono queste figure a tutto tondo, no? Proprio anche nella cattiveria, ed è interessante però capire cosa c'è dietro, perché c'è dietro sempre qualcosa anche nella cattiveria, insomma. Quindi ci hai pensato a fare uno spin-off gotico? Allora, dunque, rispondo alle tue domande. Allora, sullo spin-off proprio non so, però è molto probabile che in futuro alcuni dei personaggi, non necessariamente Nerina, poi insomma vedremo, alcuni dei personaggi si possano ritrovare in qualcosa che posso, insomma, sto cominciando a pensare. Quindi qualcuno... Sì, per quanto riguarda il discorso della cattiveria di Nerina, viene accennato che da ragazzina conosce una coppia di personaggi molto tenebrosi, molto scuri, addetti all'occulto, eccetera, che in qualche modo la prendono sotto la loro ala. Quindi è suggerito in qualche modo che, certo, lei
non era proprio una meraviglia assolutamente, ma queste persone hanno tirato fuori veramente il peggio di lei, lo hanno proprio amplificato assolutamente. E qua si vede come l'influenza positiva o negativa, quindi quando è negativa la possiamo chiamare manipolazione, sui vari personaggi tira fuori il meglio e il peggio di loro. Anche uno dei tre fratelli a un certo punto darà poi il peggio di sé, insomma, non spoileriamo, ma... Esatto. Però ecco, una cosa che volevo dire, così, visto per chi ci sta ascoltando, è che chiaramente però è un romanzo corale. Noi adesso ci stiamo concentrando tanto su Nerina e su Amabile, però insomma è un romanzo anche di formazione di questi ragazzi che si ritrovano a doversi gestire un posto amato, ma nello stesso tempo da adulti adesso. Cioè, prima se lo sono vissuti come un posto spensierato, legato alla famiglia, ma che subivano, ma nel senso bello del termine, come quando sei piccolo, per cui sei senza preoccupazioni. Poi da grandi, insomma, le preoccupazioni, cioè cambia la faccenda. Quindi si ritrovano a un romanzo di crescita, di formazione. Sì, momento. Loro, i tre ragazzi, si trovano proprio catapultati. Allora, l'inizio della storia, questo insomma lo possiamo a grandi linee dire, comincia con la morte del nonno Ascanio. Arrivato proprio alla fine dei suoi giorni, lui si rende conto che insomma non ne ha per molto e decide di lasciare proprio le cose in ordine, proprio il titolo del capitolo. E lascia la villa in eredità non al figlio, ma ai nipoti, salta una generazione in qualche modo. Quindi questi tre ragazzi, che sono di età tra i 14 e i 15, il piccolo Alessio, Francesco il mediano e Tommaso il più grande, si trovano proprio ad avere inizialmente solo la responsabilità di gestione della villa, perché il nonno è morto, la nonna è morta, il papà e la mamma sono lontano, quindi è tutto sulle loro spalle, insomma, sono proprio dei ragazzi alla fine. Questa situazione di dover imparare a gestire una proprietà si trasforma in tempo brevissimo quasi in una lotta per la sopravvivenza, perché gli eventi cominciano a susseguirsi con grande velocità e tutto rischia di sfuggire di mano. Questi eventi sono in qualche modo risvegliati quasi dalla loro presenza, no? Ci sono anche dei segnali di questi orologi che si fermano, queste fontane che smettono di sgorgare, riprendono a sgorgare, eccetera, così come se l'arrivo, quindi per quello il ritorno a Villa Blu, l'arrivo di questi ragazzi sia in qualche modo nel luogo, insomma nella villa, sia catartico per una, in qualche modo una resa dei conti, perché come scrivo un altro capitolo c'è un qualcosa del passato che è vissuto, insomma, permane nel presente e che rischia ancora di influenzare il futuro, quindi loro tre devono... C'è un incontro col destino, no? C'è una slide di c'è una porta scorrevole che va affrontata, cioè va percorsa, insomma, quel passaggio va percorso. Senti, hai voglia di leggerci qualche pezzo? Perché così sì, allora, dato che ho parlato di... Allora, guarda, io introdurrei invece un altro personaggio, così magari... Torniamo indietro su insomma, questi due pezzi forti che sono Amabile e Nerina. Io introdurrei invece il personaggio di Catherine. Catherine è uno dei personaggi, di, diciamo, non principali, ma che in qualche modo è comunque abbastanza importante attorno insomma, e di conforto nei confronti dei ragazzi, ed è una reverenda. Allora, la storia è ambientata in una località non definita, un paese sulle sponde di un lago, e lì si trova una chiesa anglicana con una donna prete. Okay. E ho immaginato l'incontro tra Catherine e la nonna dei ragazzi quando era ancora viva. Ok. Pagina 38 sul tuo libro, se no... Sì, dai, così seguo. Sì, perfetto. Pagina 38. A Palmira era subito piaciuta quella bella donna dai capelli fulvi, a volte legati a coda di cavallo e a volte lasciati liberi, che camminava serena per il paese con le sue lunghe gonne floreali e il colletto clericale, indifferenti alla scia di sguardi interrogativi, ammiccamenti, facce sbigottite e occhi strabuzzati che si manifestavano in maniera più o meno palese al suo passaggio.
L'aveva incontrata appena fuori dalla pasticceria di Amabile, nonna Palmira, ed era rimasta catturata. Aveva incrociato il suo sguardo, uno di quegli sguardi sereni, aperti, propri delle persone per le quali la felicità è un rumore di sottofondo nella vita e che sono serene nell'animo e il cui sorriso è naturale, senza sforzi. Come immobile, davanti alla vetrina di Amabile, mi aveva incrociato lo sguardo, ricambiandolo con un sorriso genuino, forse uno dei primi che Catherine probabilmente si era vista rivolgere al suo arrivo in paese. Si erano poi incontrati altre volte e dal sorriso erano passati prima al saluto, poi ad una iniziale conoscenza. Si senta libera, serenamente, di venire come di non venire. Questa è la frase pronunciata da Catherine a Palmira a suggellare il primo invito a prendere il tè con le signore inglesi. Un invito non solo garbato, ma anche genuino, di chi ti dice che la sua porta è aperta, ma se non busserai non ci sarà certo rancore. E così era stato. Palmira, che era un po' come San Tommaso, l'aveva messa alla prova, facendo passare la data dell'appuntamento e facendosi trovare in maniera fintamente casuale nei dintorni della chiesa un paio di giorni dopo. E di nuovo aveva trovato il saluto e il sereno sorriso di Catherine, che si era quindi manifestata nella sincerità della sua accoglienza pura, senza sforzatura. Sì, Catherine è un personaggio che diventa poi, man mano cresce di importanza e di intensità, no? Man mano che all'inizio sembra un po' marginale. Poi è una bellissima idea, trovo, che insomma, è vero che non ha collocazione geografica, però l'idea di, questa è una mia opinione, l'idea di una donna prete è interessante, cioè perché per noi è così spiazzante nella nostra cultura, ma che invece nel mondo anglicano, protestante, è assolutamente normale, quindi è quotidiano, no? Vedere questa cosa. E quindi è bello, cioè, al momento dici, ma come? Cosa sta succedendo? Poi capisci che, poi dici, vabbè, ok, è una sacerdotessa anglicana, no? Un sacerdote anglicano, quindi va bene. Ed è bello perché poi cresce di intensità strada facendo, il personaggio, importanza, anche strategica, in un certo senso. Sì, anche strategica, anche perché Catherine, come anche figure un pochino minori, ma anche loro che hanno la loro rilevanza, ha comunque nei confronti di questi ragazzi un atteggiamento protettivo e direi materno anche. Sì, sì, come una sorta di compensazione, perché poi tu avevi detto che un attimo fa, qualche minuto fa, che Ascanio falta una generazione, trovo che non sia molto casuale, no? Tant'è vero che il padre, ma è questo che è interessante, tu ti dimentichi, leggendo il libro, ti dimentichi che questi ragazzi in realtà hanno dei genitori, perché sembrano invece l'isola che non c'è con gli orfanelli sperduti, non è vero, ma in un certo senso sì, perché è evidente che non hanno Ascanio, almeno questa è la mia opinione, poi mi dici se sei d'accordo, visto che sei l'autore, cioè sa benissimo che c'è un'inaffidabilità nei genitori di questi ragazzi, no? E quindi vabbè, sposta in avanti, al di là del mistero dell'appuntamento col destino, sposta in avanti il suo lascito, perché è come se sentisse che solo loro possono raccogliere il suo lascito in maniera adeguata. Se lo lascia a sangue del suo sangue, in primo grado, forse le cose non vanno molto bene, o sbaglio, c'è questa... Sei d'accordo, nel senso che era quello a cui puntavi, no? Sono d'accordo, era esattamente quello a cui puntavo. Cioè, tra l'altro, nel romanzo c'è una riproposizione, diciamo, diversa del classico conflitto tra la nuora e la suocera, perché qua il conflitto è tra la nuora e il suocero, perché a Ascanio nei confronti della nuora e viceversa, tra loro due ci sono, insomma, si vede in alcune scene di flashback, eccetera, ci sono delle conflittualità elevate. C'è da dire anche che la mamma di questi tre ragazzi è veramente molto particolare, il papà insomma, è proprio un po' assente, una figura un po' debole, un po' sottile. Tanti papà, dai, senza generalizzare, ma come tanti padri si presume anche di quella generazione, no? C'è un calcolo. La mamma invece proprio è proprio assente fisicamente, ma assente anche psicologicamente, insomma, c'è un po' questa artista. Non c'è la testa, diciamo, ecco, diciamo questa cosa. Nel senso che è molto presa da se stessa,
mi sembra di capire, sì, no? Cioè che era bello quello a cui puntavi, e quindi molto ego riferita, e di conseguenza sì, c'è poco. Tra l'altro devo dirti che da autore è stato il personaggio che insomma ho trovato più antipatico, più addirittura di Nerina. Questo... sì, perché il cattivo comunque sviluppi delle cose più nette, più precise, poi il fatto di odiarlo in qualche modo te lo rende anche familiare, cioè, sì, immagino, no? Cioè, qui dici, ma guarda questo o questa, ecco. Invece che questi personaggi un po' così, diciamo le cose come stanno, anche un po' vigliacchetti, non è bellissimo, immagino, rappresentare, cioè non sono uno scrittore, ma non fai fatica ad affezionartici, credo, no? Sì, decisamente. E tra l'altro forse è stato inconsciamente, questa mia antipatia nei confronti della personaggio della mamma dei ragazzi, è stato forse uno dei motivi per cui il personaggio del papà dei ragazzi, verso la fine, prende una piega diversa. Non spoileriamo. Che dici? Vuoi leggerci un altro pezzo? Magari, non so, noi non ci siamo, andiamo a braccio, io Gianni, alla libreria, nel senso che è una, cioè, che non vuol dire che non ci sentiamo prima o che non sappiamo nulla, ma ci piace anche lasciare una parte di, come dire, di inventiva, di creatività del momento. Quindi io non so che cosa Gianni abbia scelto di leggere, giustamente, perché lui è sovrano, visto che è l'autore. E scegli tu, così vediamo che cosa... Allora, io vorrei presentare, dato che poi possiamo, insomma, adesso direi di passare ai tre fratelli, il personaggio di Francesco, che tra l'altro porta anche il tuo nome, che è il mediano di questi tre fratelli e che apparentemente viene caratterizzato per alcune sue caratteristiche fondamentali, cioè Francesco il bello, Francesco il seduttore, eccetera. Cioè, ho quasi perso il conto delle fidanzate che lui ha durante il romanzo. C'è da dire che però Francesco è anche un seduttore proprio molto, molto raffinato. Mi è piaciuto creare un personaggio estremamente elegante, quindi non, come dire, il bellone un po' buzzurro che va avanti così, insomma, cioè, lui ha proprio un suo stile. Allora, avevo selezionato un brano dove cominciamo a conoscere Francesco. E dimmi, poi volevo anche aggiungere che... Scusami? Dimmi che pagina è, così ti seguo. Ah sì, è pagina 28. Ah, ok, certo, quando comincia... Perfetto, piccoli uomini crescono. Esatto. Ah, tra l'altro, grazie per aver ricordato il titolo del capitolo, così mi approfitto, permettimi di fare due piccole parentesi. Allora, la prima è che insomma, noi ci siamo già insomma, conosciuti con la presentazione del primo libro, Come anime scelte che si ritrovano, che era una raccolta di racconti. Questo è un romanzo, ma ho amato lasciare la struttura in capitoli, ognuno di quali ha un titolo. È un titolo che dà in qualche modo, racchiude qualcosa di significativo che accade nel capitolo stesso. Piccoli uomini crescono è un mio omaggio alla Alcott, che è conosciuta per essere l'autrice di Piccole donne crescono, ma ha anche scritto un libro molto bello, che consiglio anche tra l'altro, meno conosciuto che i Piccoli uomini. Quindi, esatto, è vero. Ovviamente essendo un'autrice conosciuta per una... diciamo così, oltre che essere donna, per una sensibilità particolarmente femminile, ma in realtà ha sondato l'animo umano. Io l'ho letto quando ero adolescente e devo dire che è un libro che, anzi, grazie perché me lo riprenderò, perché è un libro molto più attuale forse adesso che non 20 anni fa, 30 anni fa. Sì, all'epoca non ne parliamo, ma fosse rivoluzionario. Comunque interessante, sì. Ed è un omaggio, anche perché alla fine nel percorso di riflessione, di formazione che fanno questi ragazzi, pur in una storia condita di paranormale, c'è anche proprio tutta una serie di aspetti che riguardano la crescita, la capacità di ascoltare l'altro, l'empatia, eccetera. Sì, perché sono dei ragazzi, non sono degli uomini fatti e finiti, no? Quindi è un romanzo di formazione anche in quel senso, sull'adolescenza, sulla gioventù.
Certo. Allora, suona il campanello. Francesco ha dimenticato le chiavi. Entra mentre Alessio, ormai rasserenato, rientra in camera sua a vestirsi. Con lui Rebecca, la sua ultima fiamma, una conturbante e sensuale barista dai capelli ramati specializzata in cocktail all'assenzio. Affabile e cortese, Rebecca sorseggia il caffè offertole da Tommaso, mentre ancora trasognata pensa alla notte passata con Francesco che si è appena conclusa. Quale ragazzo mai li aveva recitato in francese con una pronuncia impeccabile dei versi d'amore nei momenti culminanti della passione? Sia Francesco che Rebecca sapevano che non sarebbe durata, ma si gustavano appieno i loro momenti intimi. Riprendendosi dai vagheggiamenti sulla trascorsa notte d'amore, Rebecca l'invita quella sera al locale dove lavora, il Blue Night. No grazie, non è possibile. Senza scendere nei dettagli, Francesco le spiega che presto dovranno prendere una decisione e forse partire assieme per sistemare importanti questioni di famiglia. Mentre parla, Rebecca lo ascolta rapita e lo guarda estasiata, non solo per i bellissimi lineamenti del suo volto e per la sua impeccabile eleganza, ma per la delicatezza che aveva nell'evitare di coinvolgere lei, solo di passaggio nella sua vita, nei suoi problemi familiari. Si sarebbero rivisti nel pomeriggio, nel cortile interno di un palazzo del centro, sede di un piccolo orto botanico sconosciuto a molti, ma ben noto a Francesco, che era solito portarvi le sue conquiste femminili e far vivere loro momenti indimenticabili, tra i fiori e il soave rumore degli zampilli della fontana ornamentale. Lì, i suoi baci dolci e appassionati, le sue morbide labbra, il suo viso perfettamente rasato e l'inebriante profumo al mirto nero, uniti alle sue poesie, recitate o inventate, costituivano l'inebriante essenza delle sue capacità seduttive. Perché Francesco è tanto rispettoso e delicato da saper accompagnare la fanciulla di turno alla fine dell'avventura senza che lei provi dispiacere o risentimento. Persino il nonno, nel suo essere austero, per quanto lo rimproverasse, un po' apprezzava il fatto che trastasse le donne davvero galantuomo. Quanto i fratelli, evitavano di rivolgersi alle sue ragazze per nome per scongiurare il pericolo di gaffe e confusioni. Ok, senti, ormai, dimmi. No, dicevo, ormai loro, Tommaso e Alessio, sono abituati a questo turbine, per cui... Prima di fare gaffe, per carità di Dio. Ciao Antonella, scusa Rebecca. No, allora, una cosa che mi colpiva... c'è un'atmosfera in questo libro che è molto, ed è ovviamente molto ottocentesca, cioè nel senso che evidentemente tu sei un uomo di cultura e hai un grande amore anche, prima la citazione la Alcott, eccetera, hai un grande amore anche per i romanzi di formazione che ci hanno accompagnato poi io mi ricordo che io e te parlavamo alla presentazione anche degli sceneggiati, no, TV di una volta, cioè quindi questa attenzione anche all'eleganza, alla raffinatezza e tutto il resto ti appartiene anche come persona, no? E io ho notato che questo romanzo, in realtà cercavo di dargli un tempo fisiologico, preciso, no? Ma quando è che potrebbe essere ambientato? E mi sono reso conto che non c'è una data possibile. Cioè, nel senso che potrebbe benissimo essere ambientato nell'Ottocento, come nel Novecento, come nel nuovo millennio, eccetera, perché parte qualche riferimento che ti fa capire delle cose, ma sono pochissimi. Quindi è un po' senza tempo, un po' ovattata questa atmosfera. E immagino sia da una parte voluta come artificio di uno scrittore, ma dall'altra parte anche viene dalla tua sensibilità, o sbaglio. Allora, entrambe le cose, rispetto al discorso, ti ringrazio per questa riflessione che è una cosa, un input molto interessante, rispetto al discorso insomma, di questa raffinatezza dei ragazzi, Francesco in modo particolare, ma anche gli altri due, Tommaso e Alessio, allora, da un lato c'è un aspetto, perché allora quello che scrivo io può essere a grandi linee ricondotto in quello che può essere, che viene definito un po' realismo magico, no? In cui i due aspetti sono compresenti. Da un lato i tre ragazzi fanno parte di questa famiglia Ludovisi, insomma il nonno è un conte, quindi ho immaginato comunque
dei ragazzi altolocati, bene, cioè quindi dei, che hanno ricevuto un'educazione di un certo tipo, che insomma che sono proprio raffinati di famiglia di loro. Quindi da un lato questo, dall'altro lato sono loro stessi, sì che l'autore dirà tra spesso, eccetera, dei comportamenti che possono, come dici tu, essere un pochettino definiti senza tempo, ma forse proprio questo, nel caso di Francesco in particolare, lo rende così speciale, non è solo la sua bellezza, la sua elegante, proprio. Beh, ma diciamo che anche che, allora, queste qualità, no? La qualità di... poi io vengo da, da una zona dell'Italia, che è la Sicilia, dove... si dice che i siciliani sono dei gentiluomini, e a volte questa cosa viene fraintesa perché viene sentita come sembra una cosa solo formale. In realtà il vero gentiluomo, tra virgolette, del sud, penso al signore benestante napoletano di un certo tipo, è una cosa che viene davvero dall'anima, no? Quindi questa parte dell'essere gentleman, dell'essere gentiluomo, è in realtà una qualità universale, cioè che viene, non è che è senza tempo, adesso un po' ce la siamo persa, l'abbiamo persa, perché, ma certo che se il gentiluomo è soltanto quello che ti apre la macchina quando scendi e poi, ma l'essere gentiluomo è una qualità dell'animo, e si percepisce che c'è in alcuni dei tuoi personaggi questa qualità, anche gentildonna, mi viene da dire, no? Nel senso del termine, perché ce l'ha... le miledi delle situazioni, quindi Catherine ha una qualità di questo genere, che si percepisce, quindi è qualcosa che è dell'animo, non è soltanto formale, e questo lo rende un po' senza tempo, perché noi non siamo più abituati, cioè o questa cosa viene identificata con, come dire, con la formalità, oppure l'abbiamo proprio persa, cioè, poi c'è qualcuno che ce l'ha. Io mi ci riconosco molto, non solo per l'imprint siculo, ma è una cosa che mi riconosco come persona, no? Cioè quella di avere questa cura naturale per quello che sono gli altri. In realtà nei tuoi personaggi c'è questa cosa, no? In questo libro. È quello che lo rende senza tempo anche. Perché noi subito pensiamo ai racconti di un periodo in cui c'erano tanti gentiluomini e tante gentildonne. Non so se hai capito dove voglio arrivare. Ho capito, ma effettivamente è così. Tra l'altro, pur essendo il romanzo, insomma, anche un thriller, ci sono degli elementi di tensione, di paranormale molto forti, però ci sono, non però, insomma, oltre a questo, ci sono una serie di storie, storielle, parallele, che costellano il romanzo, che sono, se vogliamo, anche delle storie anche edificanti. Pensiamo a Rosetta, Milo, tutte queste figure che sono di contorno, vengono raccontate un pochino come delle parentesi che si aprono e poi si trovano alla fine, eccetera, e che sono delle storie belle, cioè sono degli episodi, non so come dirti, piacevoli, sono dei bei gesti che le persone fanno e ricevono. Certo, sì, è proprio... E oltretutto questa gentilezza, questo ci ho riflettuto ultimamente a questo, nei personaggi, non è, come dire, proprio elargita senza criterio, perché ad esempio la stessa Amabile, che ha proprio questo animo così gentile, nei confronti, è un tema che viene poi brevemente trattato, quello della violenza contro le donne, nei confronti di questi mariti che si accaniscono contro le donne, non è propriamente così. È proprio lì che voglio arrivare. Allora, a parte che Amabile è un personaggio anche molto legato alla terra, molto terrena, no? Ma è proprio lì il punto. Noi scambiamo l'essere gentili con un formalismo, che forse è anche un po' l'eredità del Settecento, no? Dove c'era il massimo del formalismo e la sostanza non esisteva, cioè. E in realtà la gentilezza vera, questo è un discorso filosofico che sto prendendo, non era previsto, la gentilezza vuole anche che io ti prenda a calci, se sono una persona vera, perché sto difendendo il più debole, cioè il gentiluomo, che è il cavaliere per eccellenza, e mica ci andava tanto per il sottile se doveva difendere, quindi questo è interessante, no? Che c'è una qualità... Amabile si comporta in una certa maniera, e questa certa maniera uno dice, ma come? È buona? Ma non è che la bontà è soltanto che ti sto dando delle carezze, perché se ti devo dare invece delle ammazzate sulla testa, te le do.
E quello non ha, anzi, quello è, fa parte ancora dell'essenza della gentilezza. Essere gentili non significa essere melensi o formali, no? Quindi questo che mi piace, cioè del personaggio, per esempio, di Amabile, che è estremamente vera. Sì, vera, genuina, sanguigna, cioè proprio autentica. E rispetto alla, mi collego a quello che dicevi prima, rispetto alla gentilezza c'è anche da dire che spesso viene confusa un po' con debolezza, no? Quindi, come dire, ci sono appunto tutti i vari approfittatori e quant'altro. Generalmente, insomma, comunque nel romanzo, i personaggi che ricevono, quindi sono depositari di questi atti di gentilezza, la accolgono e la rispettano e la onorano completamente. Non ci sono. Sì, non vuol dire che gentile è uguale fesso, anzi, mi sono grato che sei gentile, questa gentilezza poi peraltro è attiva, perché porta veramente a un bene, no? Alla persona che la sta ricevendo, che dici tu. Cioè, gli atti di gentilezza. Sì, dimmi. Certo, anzi, se vogliamo dire di più, la gentilezza è proprio quando è autentica, come stavi dicendo tu, arricchisce la persona che la fa e la persona che la riceve. Questo, insomma, nel romanzo viene fuori in maniera molto, molto evidente. Mi ricordo tu te, perché è un lavoro. Soprattutto nella parte, chiaro che... nella parte poi in cui la vicenda prende una piega più di tensione, lì c'è proprio tutto un... Adesso cerco di dire senza spoilerare, provo a dire c'è veramente un lavoro di equipe molto, sì, molto intenso. Persino il cagnolino, perché c'è un cagnolino di cui mi sono innamorato, che si chiama Pupetto, no, mi pare? Pupetto si chiama, assolutamente. Che è un cagnolino che è tratteggiato poche volte, però insomma lo adori. Insomma, e quindi anche lui interviene in queste forze del bene, tipo... Anzi, è anche quasi determinante poi a un certo punto. Sì, sì, insomma. E anche lui, questo cagnolino, è un po' un trade union tra il passato e il presente. Vero. Infatti lascio poi vagheggiare l'idea, poi il lettore, la lettrice, insomma, trarre poi le sue conclusioni, che potrebbe anche essere una reincarnazione di un cagnolino, eh? Poi ognuno poi, insomma, la interpreta come vuole, però potrebbe. Potrebbe. Lasciamo lì. Esatto, è bello anche lasciare alcune cose ad una libera interpretazione, mi sembra più, insomma... Sì, 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 no, ma la parte del gioco, no? Purtroppo c'ho un po' di riverbero io adesso, prima no? Adesso... Forse la devo spegnere la luce? No, no, vediamo se magari sulle cuffie va meglio. Vediamo un attimo. Mi assento un secondo, due secondi. Vediamo un po'. Comunque, allora, tra io ho fatto così qua e là un piccolo sondaggio, ovviamente, rispetto ai personaggi preferiti. Amabile sbanca tutti, come insomma era abbastanza preferibile, seguita da Alessio. Sì. Alessio è il piccolino dei tre fratelli, insomma, forse il più magico di tutti e tre, in qualche modo. Sì, credo che appunto le forze del bene si riconoscono, è sicuramente più magico. Poi è anche, oltre che il piccolino, è anche quello che, non so, dà la sensazione di essere più puro, no? In un certo senso, più pulito, con meno fronzoli, e quindi di conseguenza c'è una parte innocente, no? In tutti, c'è la parte nerina, ma sicuramente ci sarà anche in lei. Facciamo fatica a trovarla, ma sì, Alessio è questo ragazzino che, insomma, l'hanno definito Alessio il saggio, Alessio il coscienzioso, insomma, comunque, insomma, tutte caratteristiche che si addicono a lui, che pur essendo il più piccolo di tutti e tre diventa, è un po' bambino quasi e un po' uomo, un po' ha tutte e due queste caratteristiche, perché poi ci sono dei momenti nella narrazione in cui lui si prende proprio carico delle emotività sue, dei fratelli maggiori, del papà, diventa quasi
fa un po' da padre. Ma sai che questa cosa è famosa nel senso che a volte capita, no? Che ci sono queste figure, questi ragazzini, bambini o bambine, capita tanto alle donne, che in qualche modo si investono di fare, investono questo ruolo per il quale diventano quasi i più saggi della famiglia, diventano quasi le guide della famiglia, quando dovrebbero essere invece loro ad essere guidati. Però succede, probabilmente per chi crede nella reincarnazione, nel senso del fatto che siamo qui per un qualsiasi motivo, devono fare quello, no? Devono essere degli iniziatori o qualcuno che apre la via, si sacrifica. E quindi ci sta. Insomma, io ho conosciuto anche, sapete, conoscendo molti adolescenti, no? Dato che sono fatto l'insegnante, ho visto proprio anche figure di ragazzine e di ragazzini che facevano quasi da genitori ai loro genitori. Cioè, ma come, no? Quindi vabbè, interessante. Nel caso del romanzo c'è una parte, insomma, di un dialogo in cui proprio Alessio quasi diventa papà del papà proprio, quindi ha questa grande forza. Ecco, non è comunque un supereroe, nel senso che è comunque un ragazzino piccolo che ha bisogno delle carezze, di essere confortato, si siede sulle gambe del Tommaso, il fratello maggiore, cioè voglio dire, ha questo lato adulto, ma anche questo lato comunque ancora di ragazzino, di bambino, ha comunque quel quid in più rispetto agli altri due fratelli, e come dicevi tu, questa innocenza, questa capacità anche nelle sue corse in bicicletta dal paese attraverso il bosco, sentendo questi alberi che gli vogliono dire qualcosa, eccetera, così, di cominciare a mettere insieme i pezzi, perché alla fine questo mistero arriva, e lì devono capire cosa sta succedendo, insomma. Quindi lui, più di tutti, con l'aiuto, per carità, di altri, però deve mettere insieme i pezzi, o comunque anche nelle situazioni di maggiore tensione è quello che si dà da fare più di tutti, insomma, davvero chiede aiuto, se si muove, fa, adesso non posso dire cosa fa concretamente per non spoilerare, no. Però veramente si fa veramente di tutto di più, insomma, proprio come... Si mette a servizio, a me è da dire, si mette a servizio dell'amore, no? Si mette a servizio del legame che c'è nella famiglia, si mette a servizio, magari anche, anzi, sicuramente totalmente inconsapevole, non è che ci ragiona, credo che una... però, è proprio spontaneo, c'è un gesto di coppie, come dire, in una situazione di estremo pericolo, qui si vede che proprio lo fa spontaneamente, perché deve aiutare, deve fare qualcosa, insomma. Certo, sì. Segue l'amore, insomma. Il suo istinto, qualcosa che è proprio assolutamente dentro di lui. Segui il sentiero dorato di Dorothy, nel Mago di Oz. Ad ogni modo, questi tre fratelli, tutti e tre, sono proprio uniti da questo grande amore fraterno, che è simboleggiato da questi momenti in cui loro tre si ritrovano suonando questo strumento, questo Angpan, che è uno strumento poco conosciuto che ho scoperto casualmente. Mi è piaciuto moltissimo e ho deciso che fosse quello lo strumento. Quello, per esempio, è giusto il discorso che facevamo prima. Quello è una caratterizzazione invece del fatto che è ambientato adesso, perché Angpan quello è uno dei, quando dicevo che c'erano dei particolari, ovviamente vi facevano capire che verosimilmente è 2020, no? però sono pochi, ecco, in quel senso tu sei riuscito a creare un'atmosfera senza tempo, che significa quindi non un tempo preciso, ma un tempo spiralico, un fuori dal tempo, quindi, però certo, l'Angpan, ok, nell'Ottocento... Sì, impossibile, sì. Comunque ho trovato che fosse adeguato, perché è uno strumento che non richiede necessariamente una certa abilità, bisogna averla, ma è un'abilità più dovuta alla praticità, alla... frequenza con cui lo si pratica e alla passione con cui lo si pratica. Quindi ci sono queste scene che
a me mi è piaciuto moltissimo scrivere e crearle, di questi tre fratelli che si siedono in qualche modo un cerchio con questo tre, con questo numero tre, e suonano uno strumento. Poi questo strumento sarà poi essenziale in un altro momento del romanzo, ovviamente qua non possiamo... No, non diciamolo. Li spoileriamo davvero. E questa musica è presente con l'Hackman, con ad esempio il pianoforte di Luisa, un'altra figura femminile un pochino più secondaria, però anche lei comunque presente come testimone e come, come dire, figura materna di sostituzione, insomma. E poi ci sono queste scene della sala da ballo, insomma, quindi comunque la musica, i vari accompagnamenti musicali nelle varie forme accompagnano un pochino tutto il romanzo, insomma. Stiamo parlando, allora io non ho dato una connotazione geografica precisa, ma ci sono alcune indicazioni, quindi Villa Blu è dentro un bosco, vicino a un paese, sulle sponde di un lago. Questo lago anche lì è un elemento catalizzatore, infatti non a caso c'è l'acqua, la terra, il cielo, insomma. Tu comunque ovviamente hai pensato in questo. Sì, Amabile si reca sulle sponde del lago proprio per le sue magie positive, insomma, per raccogliere proprio delle... Ma ti sembrate un certo grado. Scusa, non è arrivata la voce. Ho detto un certo geografico che ti trovo. Allora, l'ispirazione diciamo che ho avuto è stato il lago di Bolsena. Però non l'ho voluto citare, l'ho poi visto successivamente, quindi l'ho proprio solo immaginato. Ho trovato, visitando poi Bolsena, la parte un pochino in alto dove c'è il castello, un posto con una panchina, con una bella veduta, un muricciolo eccetera, dove io immaginavo che Francesco portasse le varie fanciulle. E sono arrivato lì e ho trovato questo posto, era proprio come io me lo immaginavo, insomma. Certo. E è stato bello, ogni tanto ci sono questi momenti magici. Senti, ma vuoi leggerti un altro pezzo? Nel senso che avevo un pezzo che però è stato dalla necessità di quello che stavamo dicendo, quindi non andiamo a rivangare Merina, non importa. So che hai preparato sicuramente altri pezzi, quindi se ti va. Ok, ma allora rimangare in Nerina, no, mi faceva piacere vedere come a volte, al di là dell'intervento della magia, le sue azioni, la sua, insomma, malvagità venisse messa in atto con una certa intensità e con degli effetti veramente potenti, insomma. Pagina 75. Più o meno a metà verso Nerina aveva voluto sfoggiare la sua opulenza, quindi anticipo qualcosa prima, quindi si racconta di una donna, la moglie del sindaco, che la va a trovare in qualche modo per affrontarla. Nerina aveva voluto sfoggiare la sua opulenza mostrando un servizio da colazione di pregiata porcellana su una tovaglia di raso rosso sulla quale aveva fatto trovare croissant freschi, uova alla coque, maritozzi con la panna e frutta fresca. Di fronte alla signora, che si sforzava di essere impettita e sicura, argomentando che avrebbe perdonato il marito, ma che ora basta, la storia doveva finire, lei stava diventando lo zimbello del paese. E poi tutti quei soldi che il marito spendeva in regali. Insomma, c'erano due figli da crescere, lui era un padre di famiglia. Nerina mangiava con gusto l'abbondante colazione, senza nemmeno chiedere alla cameriera di preparare un caffè per l'ospite, perché lei deve avere tutto, e l'altra, la sua avversaria, nulla. Mangiava Nerina, tutta presa dalla colazione, e pareva fosse da sola, incurante della presenza dell'altra.
Poi, con uno scatto, si era voltata a prendere un prezioso cofanetto per infilare al dito un anello rivestito di gemme preziose. Era lo stesso anello che il suo amante le aveva promesso in regalo alla moglie per l'anniversario del loro matrimonio. Lo aveva sporto con nonchalance verso la donna che aveva usato sfidarla andandoli da lei, a casa sua, aprendo la vestaglia per mostrarle le sue nudità in modo sfrontato prima di lanciare l'affondo finale. Veramente bello questo anello, non trova? Una sonora e sinistra risata aveva accompagnato l'uscita della moglie dalla villa, talmente scossa da inciampare e cadere in strada sotto lo sguardo soddisfatto di Nerina. Quindi in questa scena non ci sono elementi di magia, di paranormale, eccetera, ma l'energia proprio viene messa in campo e magari la capacità di manipolare i minori degli altri. Sì, sì, sì. Purtroppo continuo a sentire il riverbero. Mi rimetto le cuffie. Infatti ti stavo chiedendo se potevi ripetere l'ultima frase. Ho detto che ho una grande capacità di influenzare la psiche altrui con e quindi una la conoscenza dei punti deboli dell'altro, che poi è uno sfruttamento della la magia, nel senso quella, chiamiamola così, nera, va ad appoggiarsi proprio lì, no? Dove il dente duole. Quindi... Esatto, dove il dente duole, sfruttando le debolezze altrui o comunque sfruttando, come dire, le emozioni che sono in qualche modo alterate. Sì. Scusami. Anche una mancata centratura, perché è chiaro che qui stiamo parlando di una persona che, come dire, sindaco, che chiaramente si sforza di essere, come dire, dura e assertiva, ma è una copertura, perché lì la donna invece Francesco, chiedo scusa, bello di là diretto, ho bisogno di bere un attimo un bicchiere d'acqua, arrivo subito, scusatemi, abbiate pazienza. Aspettiamo Gianni, va? Io intanto vedendo Pierre e Liliana stanno godendo la trasmissione, che era in regia, è la nostra presentatrice, nonché coproprietaria della regia. Intanto vediamo dei particolari della stanza di Gianni. Eccomi qua, chiedo scusa. Figurati. Sì, stavo parlando della manipolazione, anche perché poi a un certo punto Nerina utilizza altre persone per colpire. Uno dei temi che vengono affrontati, insomma, è quello della seduzione. La seduzione nel romanzo è abbastanza presente, ma viene declinata in varie modalità. C'è la seduzione proprio pura dell'innamorato, la seduzione in qualche modo più erotica, se vogliamo dire così, però innocua, e poi c'è la seduzione maligna, fatta direttamente per arrivare a determinati scopi o fatta indirettamente, no? Infatti sì. Certo, altri certo. Vengono usati per... C'è un uso della debolezza altrui. C'è un uso della debolezza altrui, e lì è una riflessione interessante, anche perché, come dicevamo prima, tra Amabile e Nerina non c'è uno scontro, e tutti i personaggi che in qualche modo quasi si ribellano a Nerina, quasi l'affrontano, in qualche modo provano della rabbia, della cuore, eccetera, vengono proprio assolutamente annientati, e come dire che il segreto in qualche modo è essere così forti, che non significa contrattaccare, ma restare fuori
da questo marasma di energia negativa. Chiaramente non è il gioco di colui che si contrappone, ma essere altro, mi viene da dire. Essere altro, completamente. Mm-hmm. Come dicevo prima, amabile e Nerina non si scontrano perché sono proprio altro l'una rispetto all'altra, come anche Alessio, evidentemente altro. Altri personaggi, pur essendo insomma, anche insomma, i due fratelli di Alessio, insomma, pur essendo fondamentalmente positivi, eccetera, vuoi la passione, vuoi l'ingenuità, eccetera, insomma, in qualche modo sono comunque influenzabili e manipolabili, sì. Sì. Sono suscettibili di. Forse non hanno ancora fatto una scelta finché non trionfa l'amore. Eh? Sai, ci sono delle situazioni in cui c'è chi è più integro, chi è meno integro, anche solo perché non è ancora riuscito a trovare, diciamo così, un centro di gravità permanente, chiamiamolo così, un equilibrio. In qualche modo hanno bisogno del supporto di qualcuno. Supporto arriva, poi viene comunque in qualche modo accolto, oppure ci sono anche delle figure che sbagliano, commettono insomma dei gesti che sono assolutamente negativi, riprovevoli. Mi viene in mente Lucilla, sì, che provano la vergogna, sentimento direi nella nostra epoca molto poco conosciuto, molto represso e molto accantonato. Esatto. Lucilla prova veramente vergogna per quello che ha fatto, anche il fratello, ma forse un pochino meno, ma Lucilla proprio lo prova in maniera molto più intensa, insomma, e si vede proprio come la vergogna l'aiuti, come dice Amabile, rivolgendosi a lei con saggezza, a diventare una persona migliore. Quindi non è che Lucilla poi va avanti tutta la vita, insomma, con questa vergogna, però la rielabora e in qualché modo diventa poi una figura. Può essere un carburante, uno strumento, certo, assolutamente. Assolutamente, infatti. Più saggio, insomma. Quindi... Beh, e poi l'altro aspetto è così, che alcuni possono aver apprezzato di più, altri di meno, eccetera, la questione della cucina. Ah, beh, sì, è vero. Quindi chi viene magari da regioni, l'Emilia Romagna, eccetera, insomma, dove tutto questo aspetto sulla cucina è particolarmente importante, magari può aver apprezzato particolarmente. Allora, Amabile, abbiamo detto che è una pasticcera, ma è anche una cuoca sopraffina, quindi insomma è in grado di preparare dei piatti molto più primati. Anche Giulietta Binoffi in cioccolato, no? Per esempio. Sì, devo dire che allora colgo l'occasione per questo assist Francesco, mi sono in alcune scene che si svolgono nella pasticceria di Amabile, mi sono liberamente ispirato al film Chocolat, mi sono ispirato, parlando di cinematografia, all'ultima scena del film Il principe delle tenebre di John Carpenter. Faccio il gesto del ditino, poi per chi, ok, però non diciamo chi e cosa perché sennò facciamo spoiler. E tornando al discorso della cucina, allora non ci sono delle abbuffate, non ci sono dei personaggi che si riempiono la bocca di cibo senza neanche capire cosa stanno mangiando, ma è sono pietanze ben delineate, ben spiegate e assaporate e gustate. Proprio il cibo preparato è un gesto d'amore. Sì. No. Ma c'è molto equilibrio. Quindi, cioè, non è la grande abbuffata. insomma, è la maga delle spezie, il cioccolato. Quindi c'è un uso, diciamo così, di questa cosa che è assolutamente equilibrato e sano, magico, nel senso di qualcosa che nutre. Quindi,
direi che è molto interessante questo, no? Se posso, Francesco, io avevo selezionato a pagina 132. Sì, vado a prendermela così. No, 137, scusami, scritto male. Uh-huh. La parte in cui si conoscono Palmira e Ascanio, però adesso devo aver scritto male il numero della pagina. Bello del Mannaggia. E 137. Comunque, insomma, lo racconto brevemente. Ma una delle caratteristiche di Amabile è quella di essere un cupido. Sì. Una cosa bellissima, insomma, lei aiuta le persone in qualche modo a conoscersi e permette delle nascite degli amori, certe volte anche ritraendosi indietro, insomma, quando capisce che insomma, c'è qualche altra fanciulla interessata a qualcuno che lei, insomma, su cui lei ha messo gli occhi, ed è stata proprio Amabile a fare in modo che Nonno Ascanio e Palmira, la moglie, si conoscessero. 72 potrebbe essere, vediamo se ce la facciamo. Adesso ho scritto male la cosa e non riesco a trovarlo. Comunque, insomma, non importa. C'era il racconto in cui lei suggerisce, Amabile suggerisce a Palmira di condire questa pietanza con una spruzzata di pepe, che quella era quella che faceva la differenza, sapendo che i dettagli fanno la differenza, quindi c'è proprio questa grandissima attenzione. Tra l'altro, Amabile, rispetto a Nerina, è una che, come dire, si gode la vita, quindi diamanti ne ha quanti ne vuole, assolutamente, ma questi amanti sono tutti rigorosamente scapoli, rigorosamente single, quindi lei proprio, non, per Amabile è assolutamente inconcepibile l'idea di rubare un marito, un fidanzato, cose di questo genere, quindi, come dire, si gode la vita tranquilla senza fare del male agli altri, cioè è veramente una, assolutamente meravigliosa. Chapeau! Proprio è incredibile. Quindi molto mi è piaciuto proprio crearla, anche perché l'ho messa un pochettino sullo stesso piano di Francesco, su questo aspetto, no? Sull'aspetto delle conquiste, della goduria. È molto una donna felliniana, no? Sì. Infatti è descritta con questi ampi seni, giunoniche, eccetera, insomma, amante della vita. Un po' una Sandra Milo, un po' una Tabaccaia. Sì. Dei tempi nostri. Vagamente questa è stata un pochino, insomma, l'ispirazione, con questa, caratterizzata anche da questa dolcezza, da questa tenerezza, da queste caratteristiche che noi abbiamo detto prima. Per cui una cosa non esclude l'altra, insomma, quindi il fatto che lei abbia tutti questi amanti, che sono amanti che lei cerca proprio, come dire, solo per un suo divertimento personale, non per calcolo, non per ragioni di... Si gode la vita senza fare del male a nessuno, laddove possiamo. Perfetto, esattamente, abbiamo in qualche modo riassunto... Non è poco, assolutamente. È poco. Senti Gianni, io direi che siamo in chiusura, visto che è più di un'ora che stiamo parlando. Il tempo è volato, ma va bene, così, dire che è stato piacevole. Davvero è stato. Sempre. Cosa possiamo dire a chiusura? Diciamo che innanzitutto il tuo libro poi lo potete trovare sicuramente
sentirà anche magari Pierre, lo confermerà comunque presso la libreria. Assolutamente, presso Pierre Viviana, chi vuole lo chiede a loro, in maniera più assoluta, molto volentieri. Quindi... Eccolo Pierre, ripalettato magicamente. La televisione è un po' magica, eh? E anche Viviana. Bello, stato a disposizione a 4 è molto bello. Potete trovare il libro qui con voi, come anime scelte che si ritrovano. C'è stata la presentazione anche del libro. Sì. Sì, noi potete trovare sul canale YouTube questa bellissima presentazione ricca di atmosfere diverse, come un piano. Ci ha raccontato un libro che è ricco di vari ingredienti. Sta a noi leggerlo perché si è fatto molto. Comunque potete trovare la... Non è arrivata la voce? Non ti si sente, Pierre. E forse è meglio che parlo io. Allora potrete ordinare il libro presso di noi alla libreria L'Alchimista, e mentre invece, come anime scelte che si ritrovano, ce l'abbiamo già qua, e questo lo potete trovare subito. Se per caso ci sono domande da parte di qualcuno che è collegato in diretta, o se no ho piacere di fare anche velocemente due ringraziamenti. E sono arrivati dei saluti più che altro. Ok, allora posso approfittare brevemente? Abbiamo un po' di difficoltà perché continuiamo a sentire un ritorno quando parliamo sia io che Pierre, ci arriva la voce dopo. Quindi vi lasciamo concludere, poi ci salutiamo. Ok, volevo fare insomma brevemente dei ringraziamenti innanzitutto a Viviane e Pier per l'ospitalità, a Francesco insomma per la presentazione fatta, come sempre molto arricchente, molto stimolante. Volevo anche ringraziare Andrea Condò che ha curato la bella copertina, Cristina Luizzo che mi sta aiutando nella comunicazione, Alessandro Renato e ragazzi della Probitech che mi sostengono a livello informatico, e poi Luisa Gentile che ha curato l'introduzione del libro, e Giuseppe Vercelli che è sempre insomma per me un mentore, una persona che mi spinge, come si diceva prima, a dare il meglio di me. E poi saluto anche ovviamente i lettori e le lettrici e anche i ragazzi di Valsusa Stregata e i ricercatori italiani paranormale per il loro lavoro. Noi Gianni speriamo di rivederti presto, oramai sei per noi un caro amico. E dai, dopo questa presentazione online speriamo ce ne sia un'altra per il prossimo libro, magari fisicamente però ci verrai a trovare e la faremo qua in libreria. La stima assolutamente reciproca, assolutamente. Grazie. Ciao Gianni, grazie. A voi. Ciao, viviamo qua Pierre. Ciao. 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 Ciao